Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo sia gloria nei nostri. Tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo perdono, per essere perdono ai fratelli. Infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo amore, per liberarci dal volere umano. Dal Libro di Cielo, volume ottavo. 29 ottobre 1907, capitolo 15. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo il bambino Gesù che, mettendosi sul mio letto, mi batteva con le sue mani in tutto il corpo, menandomi anche dei calci. Quando mi ha battuto ben bene, mi ha calpestato, è scomparso. Ritornando in me stessa non capivo il perché di queste battiture, solo ero contenta perché mi ricordavo che più sotto mi facevo a Gesù per essere più battuta. Onde, sentendomi tutta pesta, di nuovo sono stata sorpresa dal benedetto Gesù che, togliendosi la corona di spine, lui stesso era conficcata nella mia testa, ma con tale forza che tutte mi penetravano dentro. Poi, mettendosi nel mio interno, quasi in atto di andare più avanti, mi ha detto: figlia mia, come andiamo? Andiamo, andiamo più su nel castigare il mondo. Io mi sono sentita spaventare nel sentire che univo la mia volontà alla sua nell'andare più su nei castighi, e lui ha soggiunto: quello che io ti dico non lo devi dimenticare. Ricordati che tempo indietro io ti facevo vedere i castighi presenti e quelli che dovevo mandare. Tu, presentandoti innanzi alla mia giustizia, tanto perorasti a pro dell'uman genere, offrendoti tu a soffrire qualcosa che ti fu concesso in elemosina, che invece di fare per 10 avrei fatto per 5 per tuo riguardo. Perciò questa mattina ti ho percosso per poterti dare il tuo intento, che dovendo fare per 10 faccio per 5. Di nuovo ha soggiunto:
Figlia mia, l'amore è quello che nobilita l'anima e la mette in possesso di tutte le mie ricchezze, perché il vero amore non ammette divisione di sorta, per quanto può essere uno inferiore all'altro. Ciò che è mio è tuo, questo è il linguaggio di due esseri che si amano davvero, perché il vero amore è trasformazione. Dunque la bellezza dell'uno toglie la bruttezza dell'altro e lo rende bello. Se è povero, lo rendo ricco. Se ignorante, lo rendo dotto. Se ignobile, lo rendo nobile. Uno è il palpito, uno il respiro, una la volontà in due esseri che si amano. E se qualche altro palpito o respiro volesse entrare in loro, si sentono soffocati, affannati e lacerati e restano infermi. Sicché il vero amore è salute e santità, e vi si respira un'aria balsamica, profumata, qual è il respiro e la vita del medesimo amore. Ma dove questo amore resta più consolidato, nobilitato, confermato e accresciuto? È nel sacrificio, sicché l'amore è la fiamma, il sacrificio le legne. Dove ci sono più legne, più alte sono le vampe, ed il fuoco è sempre maggiore. E che cos'è il sacrificio? È lo sviscerarsi uno nell'amore e nell'essere della persona amata. E quanto più uno si sacrifica, tanto più resta consumato nell'essere amato, perdendo il suo essere e riprendendo tutti i lineamenti e nobiltà dell'essere divino. Vedi, anche nel mondo naturale la cosa passa così, sebbene in modo molto imperfetto. Chi acquista nome, nobiltà, eroismo? Un soldato che si sacrifica, che si espone alle battaglie, mette la vita per amore del re, o un altro che si sta con le mani alla cinta? Certo il primo. Così per un servo, chi può sperare di sedere alla mensa del suo padrone? Il servo fedele che si sacrifica, che vi mette la propria vita, tiene più cura degli interessi del padrone che dei suoi, per amore del padrone? O quel servo che adonta, che fa il suo dovere, quando può sfuggire al sacrificio lo sfugge? Certo il primo. E così il figlio col padre, l'amico con l'amico e di tutto il resto. Quindi l'amore nobilita ed unisce e vi forma una sola cosa. Il sacrificio è la legna per ingrandire il fuoco dell'amore, e l'ubbidienza vi ordina il tutto. Capitolo 16, 3 novembre 1907. Questa mattina, trovandomi nel solito mio stato, Gesù, me lo sono sentito muovere nel mio interno che ripeteva: andiamo più su. Io nel sentire mi sono stretta nelle spalle dicendo: Signore, perché dite andiamo più su? Dite piuttosto andrò più su nei castighi, io ho paura di mettervi la mia volontà. E lui: figlia mia, la mia volontà e la tua sono una. E se dico andiamo più su nei castighi, non dico lo stesso nel bene che faccio alle creature, che oltrepassa quanto di più i castighi? E dei tanti altri castighi che non mando, non sei tu unita con me? Onde che unito nel bene, non devo essere unito nella mortificazione. Tra me e te non ci deve essere divisione. Tu non sei altro che quella piccola erbetta che Dio si è compiaciuto di dotare di una meravigliosa virtù. E siccome la piccola erbetta, di cui non si conosce la virtù che contiene, si calpesta e neppure si guarda, così chi non conosce il dono che ho messo in te e la virtù che contiene la mia erbetta non solo ti calpesta, ma non comprende quanto io mi compiaccio di avvalorare le cose più piccole. Dopo ciò pareva che poggiasse il suo capo sul mio, ed io ho detto: De, fatemi sentire le tue spine. E lui: vuoi che ti batta? Ed io: sì. In questo momento si è trovato in mano a Gesù una verga armata di palle di fuoco. Ed io, vedendo il fuoco, ho detto: Signore, ho paura del fuoco, battimi solo con la verga. E lui: non vuoi essere battuto? Ed io me ne vado. Ed è scomparso senza darmi tempo di pregarlo che mi battesse come a lui piacesse. O come sono restata impensierita ed afflitta, ma lui, che è tanto buono, mi perdonerà. Sono molto belli, anche se a tratti, come dire, alcuni un po' forti e bisognosi di
di qualche distinguo questi due capitoli che ruotano intorno a un concetto fondamentale. E la vita di unione con Gesù porta veramente ad essere non più due, ma una cosa sola, nella condivisione della croce, della sofferenza ed anche nella uniformazione perfetta dell'anima ai divini voleri, anche quando questi, insomma, come nel caso che qui Gesù fa evidente, come dire, contrastano con il cuore tenero. Luisa era una donna, quindi come ogni donna, anche se non era sposata, era sicuramente una grande mamma. E le mamme sono un po' restie, ad utilizzare l'autorità con i figli. Mi fa tanto pensare all'amore anche della Madonna, alla sua compassione, alla sua misericordia, no? In Dio ci sono misericordia e giustizia, dobbiamo sempre ricordarlo. Ecco, chiaramente la Madonna sottoscrive questa cosa, ma se potesse fare una follia, nel senso di prendersi una licenza personale, io di questo ne sono convinto, mi sembra che l'abbia detto anche in giro da qualche parte, lei venderebbe solo per la misericordia, insomma, perché appunto ha un cuore materno. Quindi ovviamente l'intelletto di Maria Santissima comprende bene che in certi casi la giustizia è necessaria. Ecco, però il suo cuore di madre in un certo senso, così può dire che contrasta, ecco, questa sua lucida visione mentale e per l'amore sviscerato, insomma, che nei confronti dei suoi figli propenderebbe sempre verso la misericordia. Un po' così è con Luisa, no? Quindi questo è un po' il senso delle simpatiche diatribe, ecco, che facevano tra lei e Gesù, e quando Gesù riteneva necessario, e spiega che questo avviene in via eccezionale, sempre in misura inferiore rispetto a quello che ci meritiamo, che ci meriteremo meglio, e sempre in misura molto inferiore dinanzi alla larghezza invece dei doni, delle grazie, dei benefici che ci elargisce. Ecco, tuttavia, quando Gesù vuole, e perché capisce, insomma, che è bene utilizzare anche la giustizia nei confronti degli esseri umani, ecco, Luisa ordinariamente si oppone e Gesù ci sta un pochino al gioco per certi aspetti, però ovviamente poi richiama un pochino all'ordine la sua sposa vittima, ecco, per dirle: guarda che adesso un pochino bisogna operare, ecco. Anche però, gli ha detto, questo dobbiamo anche comprendere, no? Cioè, le immagini che si vedono non dobbiamo mai, come dire, restare né scandalizzati, ma nemmeno turbati da tante cose, no? Quindi Gesù che batte Luisa, no? O che gli mette le spine in testa. Ovviamente è un gesto da ben comprendere, no? È semplicemente una conformazione di lei a quella che è stata la sua, come dire, passione. Ecco, è chiaro che di per sé Gesù non vuole e non farebbe alcun male a nessuno, no? Però, ecco, qui ci sono le esigenze della sostituzione vicaria, insomma, nella sofferenza, no? È chiaro che Gesù soltanto è il Redentore, qui recentemente, insomma, ho fatto degli interventi su questa materia, però in maniera subordinata e largamente inferiore, oltre che qualitativamente diversa, tutti siamo con lui dei piccoli Redentori, e nel senso proprio che storicamente, man mano che si succedono gli eventi, noi possiamo cooperare con Gesù a far scendere le grazie, quindi le grazie che lui ha acquistato con la redenzione, o a limitare, ecco, l'uso della sua giustizia, cosa che lui ha fatto con perfezione assoluta durante la passione, attraverso i nostri sacrifici. Questo è e qui ce ne sono, ovviamente queste sono cose del tutto singolari, straordinarie, che Gesù pone in essere con poche anime privilegiate, con poche anime elette,
non con tutti, però il concetto, come sempre, dobbiamo farlo nostro perché ci aiuti nella comprensione e nella crescita. Ecco, il cuore però di tutta questa meditazione è la parte centrale del primo capitolo, no? È ripreso con una sola frase nel secondo capitolo, un po' simpatico, no? Che Luisa prima si offre e poi dice: no, però questa cosa mi fa un po' paura, e Gesù se ne va e la lascia in questo modo, no? Sono cose che fanno un po' sorridere. La frase è: tra me e te non ci deve essere divisione, quella del secondo capitolo. Ecco, però nel primo Gesù ci ha fatto la sintesi conclusiva, ecco al termine, no? L'amore nobilita ed unisce e riforma una sola cosa, il sacrificio alla legna che fa ingrandire questo fuoco d'amore, e l'ubbidienza ordina il tutto. Ecco, qui concludendo queste considerazioni dobbiamo fermarci però un pochino, no? L'amore, quello che nobilita l'anima, la mette in possesso di tutte le mie ricchezze. Ovviamente qui si parla, come sempre, principalmente dell'amore a Gesù, da cui necessariamente segue, insomma, Luisa ne è una testimonianza vivente, l'amore vero, l'amore compassionevole, l'amore soprannaturale nei confronti del prossimo. È l'unica forma di nobilitazione della nostra anima. Tanti maestri di spirito, anche prima di Luisa, hanno sempre sottolineato che l'amore a Gesù deve essere il cuore della spiritualità cristiana. Perché quando c'è quello si fa tutto. E tutte le cose che Gesù dice cominciano ad essere percepiti da ogni anima che cominci a sintonizzarsi sulle frequenze dell'amore. Ciò che è mio è tuo, per esempio, no? Questo è il linguaggio di due esseri che si amano davvero, perché il vero amore è trasformazione. Io inviterei, insomma, se ascolta questa meditazione, magari qualche persona sposata di coppia che deve fare, come dire, anche un'applicazione, a mio avviso certamente analogica ma doverosa, nella vita sponsale. Perché la vita, il matrimonio, dice San Paolo, è sacramentum magnum, mistero grande, lo dico in relazione a Cristo e alla Chiesa, cioè questo che qui Gesù sta dicendo che riguarda l'amore tra lui e un'anima in particolare, d'accordo, ma ovviamente è anche l'amore che lega Gesù alla Chiesa, no? Tale da farne una cosa sola con lui, no? Un solo corpo, la Chiesa è il mistico corpo di Cristo, deve essere poi applicato nella vita sponsale. Siamo quando se una coppia di coniugi vivesse veramente ciò che è mio è tuo, no? Che è una cosa molto difficile, cioè stare anche in regime di comunione di beni, è più difficile che stare in regime di separazione di beni, perché con i beni separati, insomma, io faccio quello che mi pare, cioè se chi mi sta vicino se impazzisce, insomma, non rischio nel patrimonio, invece, per esempio, no? E sono i beni più bassi, che sono i beni materiali, no? Pensiamo anche alla forza trasformante dell'amore ed anche all'effetto trasformativo, diciamo così, dell'amore. Spiego, no? Cioè, quando qualcuno ci ama, il suo amore ci trasforma, cioè la bellezza dell'uno toglie la bruttezza dell'altro e lo rende bello, se è povero lo rende ricco, se è ignorante lo rende dotto, se è nobile lo rende nobile. Questo chiaramente accade all'ennesima potenza con l'amore di Gesù, perché l'amore di Gesù è trasformante, è creativo e al tempo stesso chi è toccato da questo amore si vede, perché da brutto diventa bello, da povero diventa ricco, da ignorante diventa dotto e da ignobile diventa nobile, quindi questo si vede. Analogicamente, quindi pur con le dovute distanze, questo va applicato anche nella vita di coppia. A mio modestissimo avviso.
Guardiamo ancora, no? Gli effetti di questa unità. Uno è il palpito, uno è il respiro, uno è la volontà in due esseri che si amano. E se qualche altro palpito o respiro vuole entrare in loro, si sentono soffocati, affannati e lacerati e restano fermi. Questa per esempio è la profonda unità che dovrebbe caratterizzare una vita di coppia, no? Questo chiaramente va costruito dagli sposi, perché la nostra natura umana, se definita dalla colpa d'origine, ha forze del tutto centrifughe rispetto a questi tipi di dinamiche, no? Guardiamolo ancora nei confronti di Gesù: uno è il palpito, uno è il respiro, una la volontà in due esseri che si amano. Questo che si parla nella vita, nella divina volontà, di fusione, no? Ecco, e di rinuncia alla propria e personale umana volontà. Ecco, qual è poi non so, la prova dell'amore, ma anche l'alimento dell'amore, no? E questo fare nel rapporto con Gesù, poi Gesù stesso fa degli esempi concreti tratti dalla vita comune, no? Quindi l'eroe, ecco, il soldato e il servo, no? Il sacrificio. Il sacrificio. Tu ami questa, tanto quanto sai soffrire per la persona che dici di amare. Se non sai soffrire, se non vuoi soffrire, d'accordo? E per la persona che ami, vuol dire che non la ami. Basta leggere tutte quante le storie dei martiri, non aprire il martirologio romano, cioè, ma come hanno fatto i martiri a soffrire quei tormenti indicibili? Certo, sono stati sostenuti in maniera straordinaria dalla grazia dello Spirito Santo, sicuramente. E i padri della Chiesa insegnavano sempre nel martire Gesù Cristo stesso, che lotta e vince, che continua a soffrire la sua passione, e anche questo indubbiamente è vero. Ecco, ma è altrettanto indubbiamente vero che per affrontare tormenti del genere ci vuole un amore immenso. Un amore immenso che spinge a immolare la vita, che spinge a riconoscere in quelle cose non una disgrazia ma una grazia, perché il martirio è una grazia, e quell'amore che spinge, ecco, ad imitare l'amato fino a soffrire atrocemente in certi casi e a dare la vita. Cristo patì per voi, scrive San Pietro, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le ore. Allora, certo che il sacrificio è sempre sacrificio, no? Quindi non è una cosa che dà piacere sensibile, quindi uno non si diverte quando si sacrifica, ma nel sacrificio si può trovare la gioia e lo spirituale, ecco, godimento, come Gesù spiega benissimo nelle ore della passione, non certamente perché uno diventa masochista, perché questa è una perversione, non è una nobilitazione dell'uomo, ma perché vede il perché sta soffrendo e il per chi sta soffrendo, e allora per questo può esserne felice. Come i martiri, che alcuni martiri, abbiamo delle testimonianze, uscivano nelle arene per andare in pasto alle fiere cantando. Questo è attestato da documenti attendibili, quindi non da leggende o da chiacchiere, no? Gesù spiega un esempio meraviglioso. Che cos'è il sacrificio? Lo sviscerarsi nell'amore e nell'essere della persona amata. E quanto più uno si sacrifica, tanto più resta consumato nell'essere amato, perdendo il suo essere, riprendendo tutti i lineamenti e nobiltà dell'essere divino. Pensiamo per quanto ha sofferto la Madonna per Gesù, che cosa avrebbe fatto la Madonna per Gesù? Pensiamoci. E subito dopo dobbiamo chiederci: che cosa farei io per Gesù? Capite? Cioè, se partisse bene in tutti un amore profondissimo per Gesù, unitamente ad una sana formazione di fede indispensabile per la vita nella divina volontà, che per esempio porta a riconoscere la mano di Gesù, abbiamo visto anche nella meditazione di ieri, in tutte le circostanze anche ordinarie della vita,
sarebbe un altro mondo, sarebbe un'altra vita, perché tutto diventerebbe leggero. Quando qualche cosa ci costa ed è pesante, è perché l'amore è scarso. Io non voglio anticipare giudizi definitivi della Chiesa, insomma, su alcuni fenomeni mariani in corso, no? Ecco, però la cosa che dico adesso fa riferimento ad una delle più celebri apparizioni mariane ancora in corso, e a cui ovviamente si è liberi di credere o di non credere fino a quando non ci sia un giudizio definitivo della Chiesa. Però alcune frasi, pure se non fosse vero, sono vere lo stesse, no? Ecco, sappiamo che, per esempio, a Medjugorje la Madonna avrebbe chiesto ai suoi figli alcune cose che sono, per la mentalità di oggi, un po' impegnative, d'accordo? Tipo, per esempio, molti lo sanno, il digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì, che, insomma, è un discreto sacrificio, insomma, no? Non è certamente la fine del mondo, insomma, però due volte a settimana, 24 ore a pane e acqua, è una bella richiesta, insomma, no? Anche perché poi non è rivolta a categorie privilegiate di persone, insomma, ai consacrati, a gente, insomma, che più o meno, non dico abituato, però non dovrebbe avere troppe difficoltà a fare una cosa, ma la rivolge a tutti. E allora ogni tanto qualcuno dice: ma sì, però questa è una cosa troppo, a me è nel mal di testa che non e tutte quante le è troppo sacrificio, a destra e a sinistra. Allora la Madonna risponde sempre così: sì, certamente, capisco, ma invitavo a riflettere sul fatto che chi dice questo, il problema non è il sacrificio, ma il problema è l'amore. Ti costa tanto, questo era il senso di tante cose diceva, perché c'è poco amore. Perché se ci fosse molto amore, ma tu lo faresti pure tutti i giorni il sacrificio, se lui te lo chiedesse, d'accordo? Se lui te lo chiedesse. Perché, cioè, immaginiamoci, no? Cioè, quando una persona ama veramente, tu immagina che Gesù ti chiedesse una cosa molto impegnativa con grandi sofferenze, ma te lo chiede proprio, tu sei sicuro che te l'ha proprio chiesto lui? Immaginiamo anche una cosa, che ne so, una sicurezza che noi ci avessimo, no? Lui proprio ti dice: guarda, vorrei questo grande sacrificio da te. E tu che fai? Qui dobbiamo essere sinceri, capito? Perché poi quando facciamo la meditazione dobbiamo prospettarci nel cuore, non i sacrifici che ci piacciono, perché ieri abbiamo visto che l'io, ecco, ricompare anche nella croce, no? Quindi tocca fare attenzione, dice: no, io faccio i sacrifici che mi piacciono a me, quindi quelli che, però quegli altri che non mi piacciono, no. Qui, per fare bene questo esercizio, bisogna mettersi davanti a Gesù e dire: e se mi chiedesse questo, se mi chiedesse questo, se mi chiedesse questo, se mi chiedesse questo, io che farei? Siamo a tanti giovani, insomma, il sacerdote sa queste cose qui, no? Che arrivata a una certa età comincia ad avere paura di interrogarsi su quello che bisogna fare nella vita, perché no, e poi se dovessi venire a scoprire che Dio vuole che mi faccio prete, mi faccio frate, mi faccio suora, faccio monaco di clausura, per carità, ecco, cioè, è comprensibile un atteggiamento di questo genere da parte di un giovanotto, no? E, però è comprensibile, ma un atteggiamento di questo genere è problematico. E infatti poi un sacco di giovanotti fanno naufragio anche nel discernimento vocazionale, diciamo così, no? È problematico perché difetta di due grandi cose. Primo, la certezza di fede, che se tu hai una vocazione particolare da parte del Signore, quella è la tua felicità, non solo eterna, ma anche terrena. E se tu ti discosti da quello, non troverai la felicità, anche se fai delle cose che ti sembrano apparentemente più divertenti, più belle, più interessanti, più gradevoli, più piacevoli, eccetera. Questa è la prima cosa. Secondo, chiaramente, percezione quasi zero, insomma, della dinamicità molto concreta della divina volontà. E terzo, che è la cosa un po' più seria, è, come dire, un amore molto molto piccolo, un amore molto molto embrionale, cioè
la vocazione ad essere sposi o spose di Gesù, insomma, quindi la vita consacrata, dare la vita a Lui, non è che Gesù ti chiede qualcosa, ma ti mette in una condizione di meravigliosa, insomma, no? Di, se si capisce bene questo termine, insomma, non si fraintende, di privilegio, cioè tu sei un onorato, privilegiato, cioè tu dovresti pensare, magari il Signore mi chiamasse, non c'ho paura, d'accordo? Tanto se per te ha pensato che devi essere un santo papà, una santa mamma, quindi farti una santa famiglia, stai tranquillo che te lo farà capire, cioè è veramente una vocazione quella, no? Quindi non è che il fatto che uno ci pensa automaticamente entra in seminario, entra in monastero, no, non funziona così, no? E questo è un esempio molto molto comune, però ecco, per comprendere quanto amore c'è in noi nei confronti di Gesù dobbiamo fare uno screening sulla vita reale, quindi vedere come reagiamo ai sacrifici che ci vengono da Lui chiesti senza la nostra volontà e se siamo capaci ad offrire volontariamente qualche sacrificio, non per andare a cercare il gusto anche nei sacrifici, ma per appunto, come dire, tenere allenata la nostra volontà e tenerla viva nell'amore. E quindi questo è la prima cosa, ciò che accade nella vita reale, e poi ciò che accade nella vita spirituale, quindi mettermi davanti a Gesù e chiedere: io questo lo farei per Lui, io questo lo farei per Lui, solo per Lui, lo darei a Lui, solo per Lui. Ecco, quanto più a queste risposte si dà, a queste domande si dà una risposta positiva, e tanto più alto è l'amore. Come sappiamo, quanto più alto è l'amore, quanto più si tende ad essere una sola cosa, una sola volontà, e quindi tanto più ci si avvicina alla vita nel Divino Volere, che è appunto, questo lo ricordiamo abbastanza spesso, ma vita tutta di amore. Amore e sacrificio nell'obbedienza ai divini voleri, questa è un po' la sintesi della meditazione di oggi, senza mai nessuna divisione tra noi e Gesù di nessun tipo, quindi facendo nostri anche quei disegni di Gesù che anche per buone motivazioni in qualche modo contristassero la nostra volontà o la nostra sensibilità o la nostra emotività. È inutile dire, Santa e Vergine e Divina Maria, che tu, questo era il tuo pane quotidiano, sei assolutamente la maestra principale indiscussa, ecco, di questa arte in cui nessuno ti si può paragonare. Noi come piccoli bimbi veniamo ovviamente a chiederti aiuto, ecco, insegnarci ad amare Gesù, ad amare anche te, e insegnarci a non avere paura, ecco, di saper soffrire per Lui, certamente nella misura decisa dalla sua santa e divina volontà, ma anche come pegno e attestazione più grande ed anche alimento e strumento di crescita sempre maggiore nell'amore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.